Abbiamo giocato secondo me una grande partita, perché più passavano i minuti e più prendevamo il sopravvento. Abbiamo costretto una squadra pericolosa come la Turris a snaturare, non ne abbiamo mai fatti giocare, abbiamo creato, costruito sempre con lucidità. E poi abbiamo sbagliato tanto e negli episodi non siamo stati fortunati, anzi, salvataggio sulla linea, situazioni importanti, tre traverse, forse una è rimbalzata pure dentro. E di contro il calcio è così, a volte loro passano pochissime volte la metà campo e in una di queste situazioni riescono a trovare pure il gol. È un delitto non aver vinto questa partita, ma deve rimanere la prestazione della squadra. Veramente ho poco da rimproverare, sì, magari ci può essere qualcuno che fa una prestazione al di sotto delle proprie potenzialità, ma fa parte del gioco, è naturale, siamo esseri umani, ma complessivamente la squadra ha giocato una grande gara, avrebbe non meritato di vincerla, strameritato di vincerla, però il calcio è anche una somma di errori, noi abbiamo sbagliato tanto nel concretizzare quello che di buono abbiamo costruito. Ma la prima parte della domanda, deve rimanere la prestazione, quindi dobbiamo essere ancora più determinati, ancora più aggressivi, ancora più convinti, ancora più feroci, perché di partite ce ne sono tante. È chiaro che quando lasci punti come quelli di oggi o come quelli con la Vibonese non ti tornano più, come quelli col Palermo, però devono rimanere le prestazioni. Io dico sempre che il calcio a volte ti toglie nel breve periodo, perché magari gli episodi ti girano male, però deve rimanere la prestazione. Io sono contento di quello che la squadra ha fatto, perché abbiamo sempre schiacciato la Turris, che non è una squadra che ama subire, che è una squadra che è molto pericolosa nelle ripartenze, non gli abbiamo mai concesso nulla. Su Maita non c'è con noi dal 23 dicembre, siamo già al 10 gennaio, quindi sono già 17 giorni. Nella migliore delle ipotesi potrà esserci fra una decina di giorni, 8-10 giorni, poi visto che a quel punto sarà fermo da 3 settimane, ci vorranno almeno 10-15 giorni di tempo per rimetterlo a posto, conseguenze ai virus, quindi abbiamo bisogno di qualcosina lì. Ma parto dall'ultima parte della domanda, si gioca in 11, l'allenatore deve fare delle scelte, io sono qui per questo, poi le scelte sono sempre fatte in funzione di quello che si vede durante la settimana, punto. Quindi non è che non siamo stati fantasiosi, abbiamo provato ad attaccare in tanti modi, attraverso gli aggiramenti, attraverso le percussioni centrali, con i tiri da fuori, con gli scambi, con i tagli, anche se di spazio ce n'era poco, uscendo fuori. Guardate, abbiamo creato tantissimo, non è che noi siamo scarsi perché non abbiamo fatto gol, perché non abbiamo giocatori scarsi. Oggi era una giornata così in cui anche negli episodi, ma insomma, cosa devi fare? Un salvataggio sulla linea a portiere battuto, tre traverse, pronti via un rigore non realizzato dopo un'azione lineare, e poi 90 minuti di partita dove non è che la Turris voleva fare questo, siamo stati bravi noi a schiacciarli sempre, abbiamo avuto soltanto la colpa di, tra virgolette colpa, di non concretizzare quello che sempre con ordine e lucidità abbiamo costruito. Il calcio è fatto così, andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti, nessuno ti restituisce quello che oggi abbiamo perso, ciò che è perduto, ma andiamo avanti perché deve rimanere la prestazione, perché deve rimanere ciò che abbiamo fatto come squadra. Un attimo di sconforto o di incazzatura, più che sconforto, adesso ti viene, poi magari verranno gli avversari qui e diranno che hanno fatto una grande partita, che hanno fatto, ma in realtà è una partita che devono straperdere. No, non abbiamo perso nulla, loro a quel punto erano veramente schiacciati, abbiamo continuato a schiacciarli, quindi pur schierando 4 davanti abbiamo continuato a schiacciarli. Lì ci sono state delle situazioni importanti, anche con Montalto, con Candellone, con Antenucci, il salvataggio sulla linea, attaccavamo con gli aggiramenti e invadevamo l'area di rigore, anche perché gli spazi non ce n'erano. No, non credo che ci sia stata tanta differenza, resta il fatto che lì ci è mancato l'attimo fuggente, che non una volta, perché poi ne abbiamo fatte veramente tante, di contro un avversario che è stato bravo, ma soprattutto fortunato a passare la metà campo una volta e ad essere così concreto, a volte ci è capitato anche a noi, ma veramente non ho nulla da dire alla squadra, perché a parte che
qualche prestazione un po' al di sotto di qualcuno, ma questo ci può stare. Poi, ripeto, il calcio è anche una somma di errori. Quando sbagli così tanto, andiamo avanti perché deve rimanere la prestazione. Ma il secondo gol l'ho sbagliato, l'ha fatto anche, quindi adesso vedremo, ma voglio dire, si può sbagliare, calma, io non attribuisco responsabilità a nessuno, non va bene, quando si è dentro il campo gli errori tecnici si possono fare, un calcio di rigore appartiene anche alla sfera emotiva, gli errori tecnici, è chiaro che valuteremo qualcosina da questo punto di vista, però è successo, punto e basta, non serve rimarcare, poi ha fatto una grande partita, è stato anche sfortunato perché ha preso l'ennesimo palo, credo che Antenucci ne abbia preso 5-6 già in questo campionato. E dai, abbiamo creato tanto, ma di che partita vogliamo parlare? Andare a cercare il pelo nell'uovo in questa gara qui diventa veramente difficile. Sì, vabbè, sicuramente c'è rammarico, perché queste sono partite che non puoi farti sfuggire. Sono due punti persi e facciamo anche fatica a capire come si è riusciti a non portare a casa tre punti oggi, perché le occasioni sono state veramente troppe. Sì, beh, diciamo che questo è dovuto alla loro bassezza di squadra, diciamo, perché giocavano veramente con cinque piantati dietro e quindi non era facile avere spazio anche da correre dietro alla loro linea, quindi diciamo che il loro gioco ci ha portato un po', ma ha portato a fare così, però Le occasioni, ripeto, sono state talmente tante che indipendentemente da come si è riusciti a arrivare a queste occasioni, se parti facendo gol subito, magari col rigore o con l'occasione di Cesare, la partita cambia totalmente. Rabbia sicuramente c'è tanta, ma è rammarico perché, ripeto, in questi campionati perdere questi due punti fa male. No, ma stiamo bene, l'abbiamo dimostrato, cioè mettere 80 minuti nell'area di rigore avversaria, ripeto, la Turris comunque che è un'ottima squadra, non è facile. E dopo i primi 25 minuti, quando vedi che le cose non vanno bene, che prendi due traverse, che succedono queste cose qui, un minimo di contraccolpo psicologico ce l'hai. Però io, ripeto, la squadra ha fatto una partita ottima, secondo me. C'è un po' di rammarico per il risultato, che era la cosa più importante, a parte il mio rientro. Sì, è tanto che ho avuto un lungo periodo di difficoltà, ho avuto la pubalgia, però mi aspettavo un rientro migliore, soprattutto dal punto di vista del risultato, però adesso testa la prossima partita. Di certe sviste, però purtroppo è così, adesso lavoreremo, perché è quello che importa, lavorare in settimana sul campo per presentarsi al miglior dei modi alla prossima partita. Adesso dobbiamo pensare, purtroppo quello che è stato, dobbiamo pensare già alla prossima e andare con la testa giusta già per la prossima partita. Io sono sempre stato abituato anche a giocare a 4, l'ultima parte dell'anno scorso ho giocato a un 3-4-1-2, facevo l'esterno di centrocampo, però comunque in entrambi i casi mi trovo bene, quindi non va bene anche comunque una difesa 4. Io penso che adesso, spero comunque che mi lasci un po' di tregua sto fastidio della pubalgia e possa allenarmi finalmente a 3000, con soprattutto dal punto di vista fisico che mentale, che mi lasci un po' tranquillo, e continuerò a lavorare per spingere sempre di più, per fornire più palloni possibili in area ai miei compagni.